Ieri sera a tavola stavamo ragionando proprio di questo con delle persone. Cioè, se tu guadagni, vabbè, 20.000 ma lei euro a casa non ci mangia mai, Catalani, ma lei è uno che ha dei soldi proprio, sta sempre a cena fuori. È vero che va a Bilancino, va a 0-0, sì, era un compleanno, l'80% delle volte gratis, va a Bilancino, sì. Vabbè, ma comunque sta sempre a mangia fuori, non insomma. Me lo potrei permettere, ecco, apposta, no? Però a questo compleanno discutiamo delle persone adulte, non dei bambini, perché ormai io sono invitato, prima ero invitato a dei matrimoni, poi delle comunioni, adesso sono invitato a delle situazioni funebri, 70 anni, compi 80, vieni, dove lo fai al verano, ormai sa che la vita evolve, no? In questo la faccio contenta e compartecipe, però certo, non cerchi di eludere quelle che sono le vantaggi. Mai, siamo a Samuel Beckett, finale di partita. È ancora invitato a matrimoni, è ecco. Ovvio, certo. Forse a feste di compleanno di 18 anni, queste cose. Fidanzamenti, orge, lui sta facendo la sua strada, ma noi la l'abbiamo consumata, le scarpe sono rotte, non abbiamo intenzione neanche di cambiare. È così, no, no, è proprio è così. Infatti il bello della vecchiaia è sentirsi dire dai giovani, rincoglionito, beh, tanto ringrazio Dio che ci sono arrivato, dovrai percorrere questa strada, capito? La dovrai fare, arrivaci te, tante cose. Come ci siamo arrivati noi? Arrivaci te, arrivaci male come ci sono arrivato io, certo. Fingendo di esserci arrivato bene. Ancora eretto tesi, per definirci tale. Non lo so, questo parli per lei, la mia sessualità è un tocco di pane secco, lei lo sa, io ormai ho delegato ai ricordi dell'onanismo quello che è la mia sessualità. Ma tornando al calcio, come eccolo, la politica, eccolo. Se tu guadagni 30.000 euro al mese, perché devi da rubà? Perché? Perché? Non ti basta mai, è vero, all'uomo non basta mai. E nel calcio assistiamo a questo. Cioè l'arresto di Mauri, se tu arrivi ad arrestare Mauri, un giocatore come Mauri, che guadagnerai 700-800 mila euro netti, se non di più all'anno, tra l'altro è un gran bel giocatore, tanto da togliere il posto a Ranes, anche giustamente, parlando di calcio, cioè uno che è arrivato il profeta dal Brasile, alla fine lei gli ha detto, sai che c'è, per profeta ce l'ho io a casa, si chiama Mauri. Un giocatore come Mauri delinque, fermo restando che sarà tutto da dimostrare, però insomma un arresto è una vicenda preventiva abbastanza pesante in direi, tal senso. Sì. Allora ti chiedi, quanto volevi vivere? Quanto volevi guadagnare? Non ma questi poi diventano vittime anche di questi voglio meccanismi. Dire, quando fai 20 anni di professionismo a livelli di Mauri, ti sei messo in casa almeno 10-12 milioni di euro, più le pubblicità, le cose, le varie marchette che poi circondano questi grandi giocatori, questi giocatori importanti, come fu in vicende precedenti per altri giocatori importanti. Allora mi chiedo, è chiaro che capisco anche il politico, no? Il politico che guadagna 20-30 mila euro al mese e che deve rubarne altri, altri ancora. Sì. E rimane lì al posto suo, con la faccia come il culo, guardi Penati, guardi Milanese, stanno lì, tedesco, e nessuno li tocca. E vanno a girare per i sisma, cioè io se becco Bersani e sono un emiliano e sono terremotato e mi arriva lui con la faccia appesa di quello che cerca di darmi una mano, gli dico ma vaffanculo, c'hai Lusi in casa, c'hai Penati, c'hai Tedesco, non ci venì qui, qui lavoriamo e ci alziamo la mattina. È chiaro che la reattività c'è ed è chiaro che se c'è uno che esprime questa reattività verbale anche forte, la gente gli va appresso. Non sono tanto lunghe le analisi per Grillo, sono semplici. È la voglia di dire vaffanculo. E se trovi chi lo fa e chi dice anche al presidente sta zitto, non dire minchiate, o lo dice al politico di turno, ma io, cioè, può l'italiano assistere alla parabola ascendente discendente di Bocchino? Il quale prima è invischiato nelle cose di Napoli, poi come escono dal PDL e vanno in FLI, quel ramo di azienda di magistratura di inchiesta sparisce, dopodiché ritorna, se ne esce dalla PDL, fa lo sfascio del governo, ripassa dall'altra parte, va al centro, è scaricato da Fini, è scaricato da Casini, nel frattempo cerca di scopicchiarsi, si lascia con la moglie e cerca di scopicchiarsi è sui giornali, le briciole di Berlusconi . E poi mi sento dire da un ex di MSIAN, se è per il paese andremo col PD, se è per il paese, se è per te, non per il paese, lì, tu, come direbbe Crozza, ma mi prendi in giro? Voglio dire, se è per il paese andiamo al PD. Cioè, non c'è querela in quello che dico, sto raccontando dei fatti. No, beh, certo. Sono frasi sue. Cose che vengono riportate. Se sarà bisogno per il paese andremo col PD.
a parte che siete in quattro, dannate, voglio dire, ma andremo con il PD per il paese? Cioè tu in un anno e mezzo, due, passi dall'estrema destra alla sinistra e mi dici che lo fai per il paese, o lo fai per conservarti la poltrona? Allora, se l'Italia e gli italiani hanno di fronte questa gente, hanno di fronte un presidente della Camera che ha detto mi dimetterò più volte se accadrà questo, e sta lì, hanno di fronte un Senato e una Camera che lasciano liberi Penati, Tedesco, quello è andato in il suo reato è prescritto. Ma come fa a essere prescritto un reato quando tu ti sei appropriato di milioni di euro di soldi pubblici? Non può essere prescritto, è imprescrivibile. Tu hai rubato nelle tasche dei tuoi contribuenti, è imprescrivibile. Ma perché allora, se io ho una cartella esattoriale del 1992, non è mai prescritta? Bravo. Ogni tanto mi mandano il fogliettino per bravo, i richiami, certo. Per loro sono prescritte, per noi no. Vero, sì, verissimo. E allora la gente alla fine cosa deve fare? Si esaspera. Si incazza, è esasperata. E non serve un professore di filosofia per spiegarlo. Servo io, serve il macellaio del Testaccio, serve il dottore che fa il medico condotto, serve l'idraulico che è venuto a casa mia a sistemare. Cioè, la pensiamo tutti allo stesso modo. Certo. Non è una reattività popolare, diceva, poveraccio, quella fatta a terza elementare. Ah sì, ho fatta a terza elementare, ma io l'ho fatta a terza elementare, però te sparo. Certo. No, no. Tu che no, fai, mi tiri dei fiori? No. Perché sei ti educato no, e ladro. Però, e la gente arriva giustamente a una reattività consumata poi nel terrorismo. Il terrorismo è una forma ideologica ignobile che questo paese sta cercando di trovare in una giustificazione. Cioè l'atto terroristico, il terrorismo si intende dire vado a sparare al presidente del quello o di quell'altro, e poi trova della gente, io vedo gente che quando ci sono degli atti di terrore, perché puoi andare a sparare a uno inerme che cammina, è una cosa schifosa, però se sparano a gente che ha rubato fino all'altro ieri, la gente se gira e fa, hanno fatto bene. Quindi tu porti la gente a giustificare il terrorismo, ma perché? Perché il primo vero terrorismo è il loro. Non c'è che da fare. Sa, Catalani, che stavo considerando una cosa. Quello che ho fatto io con lei non è stato possibile ad alcuni dei brillantissimi personaggi che lei ha incontrato nel suo percorso esistenziale, che continua peraltro ad altissimi livelli, perché io l'ho fatta diventare una sorta di guru, l'ho fatta diventare una sorta di filosofo, sì, alla stregua di un Bonaga, alla sì, stregua vabbè, di un grazie, Ferrarotti, alla stregua, così lei, magari vado pure capire. Lei è diventata, no, beh, vabbè, lì non ci avrebbe lei, ma sì, lei intesa Alba. Lei è diventato un punto di riferimento, lei suscita discussioni, dibattiti, lancia delle ipotesi sui fatti che erano sfuggiti ai più. Io di questo mi faccio fregio. Ma io non sono niente, faccio io fregio, sono Catalani, un italiano medio, sì, come del resto lui e lei, e lo saranno anche i nostri ascoltatori, certo, uno o cento che siano, sì, un italiano medio che è arrivato a un certo punto della sua vita, alla maturazione dei 50, che poi non è mai maturazione, no, diventa secondo passaggio in un'analisi di sofferenza, sì, e non ne può più, ma io non ne potevo già più a 20 anni, cioè io ho 50 beh, lei a 20 anni di democrazia, ma 20 anni era un criminale sulle spalle. No, lei la maturità l'ha raggiunta a 20 anni, lei era un criminale, esercitava il crimine. Un criminale esercitava le mie funzioni, voglio certo, dire. Esatto. Però io ho 50 anni di repubbliche sulle spalle. Cioè, se penso che quando ero piccolo vedevo le lotte Fanfani Piccioni e qualcuno come no, come su no, qualche spiaggia spiaggiata caso bene. Montesi, caso Montesi, ecco, per tanto per parlare del caso Montesi, sì, ad oggi non è cambiato molto. Cioè io ho vissuto 8 anni 10 a Piazzale del Belle, no, è peggiorato parecchio, non peggiorato è che... parecchio, non lo so, non lo so, c'era molto meno informazione, attenzione. Ah, è vero questo, guardi, sì, che un caso Montesi come quello degli anni 60, sì, non si è più ripetuto nella sua violenza nel nostro paese. Ci pensi bene, sì, ci sono due nomi per la presidenza del Consiglio e quindi la direzione della Democrazia Cristiana che sono Piccioni e Fanfani. È proprio loro. All'improvviso c'è una ragazza morta su una spiaggia, sì, viene accusato il figlio, sì, di quello che è il concorrente di Fanfani, certo, di Piccioni. Certo, Piccioni, certo, è costretto
a dimettersi e il figlio non solo non c'entra niente, lo rovinano e si riprende per fortuna sì, solo una storia orribile, musicista come no? E diventa il musicista di tutti i film di Sordi una quale storia, orribile. Però il padre è stato fatto fuori tutto questo sul corpo della ragazza sì. Come direbbe il celebre scrittore sì. Voglio dire noi abbiamo di queste cose tante non ne abbiamo beh vabbè ma poi ci sono state è anche vero che domenica abbiamo assistito a un papa che di fronte alla marcia di decine, centinaia e qualche migliaio di persone che va a San Pietro per ricordare la morte di due bambine non ne fa accenno quella è l'ipocrisia vaticana è come dire colpa nostra io lo so, faccio finta di niente faccio finta che qua non ci siete infatti, va bene sono passati 30 anni e ancora stiamo a discutere siamo di ancora questo. Lì, ma c'è anche molto altro negli armadi va bene Catalani, mi fregio di averla fatta diventare ciò che lei è diventato ciò che io non sono, grazie con queste trasmissioni, questo mi riempie il cuore diamo di anche gioia. Un'ultima notizia proprio a Maurizio è stato notificato agli ex cacciatori Matteo Gianello e Silvio Giusti un avviso di conclusione indagini preliminari la partita in questione Sampdoria-Napoli procura di Napoli a cui faceva accenno Maurizio i partenopei rischiano di non partecipare alla prossima Europa League ragazzi non è questione di Napoli è questione che ci sono altre sei squadre importanti che usciranno fuori fra Napoli e Bari sì. Infatti adesso queste sono le prime emanazioni del lavoro delle procure di Napoli poi aspettiamo quella di Bari e vediamo un po' Catalani... speriamo che arrivi il boemo. No, è arrivato, è già tutto fatto. No. Tutto a posto. Dice? Tutto a posto. Non mi risulta. Ma comunque, tutto è già agli atti, è già agli atti. Quindi saluto il mio amico capo ufficio stampa Daniele Lo Monaco. Proprio lui, il grande sì, Daniele Lo Monaco. Sì, posso dire che quest'anno sarò più buono. Ci mancherebbe che non lo fosse, ha fatto il fedente Penan, ha rotto, insomma... Sarò più buono perché mi hanno dato la medicina giusta. Bravo, bravo. Vede? Bravo. Come ci soffocano i popoli che reattivano. Ha capito, questo è l'oppio, gli è stato dato l'oppio dei popoli. L'oppio, sì, l'oppio. Mi è stato dato la caramellina e io come un coglione bravo. Me consumato. E lei sarà sedato e naturalmente se io sono molto già, più, sedato, già sedato solo l'idea che arrivi il boemo mi seda è già è più divento positivo buono mi basta pochissimo sa che le darò io sono anche... come i cani da guardia che se gli butti la cagnetta si distraggono senti che putredine però siamo nella fase della putredine poi cupio di soldi non c'è niente da fare è finita è andata per noi è andata so che mi avete fatto aspettare mezz'ora perché avete avuto il sindaco sì, il nostro sindaco abbiamo avuto il sindaco il quale si è portato in terra d'Emilia a testimoniare la solidarietà di tutti i romani ha portato lì anche la protezione civile romana e non ha fatto altro che parlare di quello che ha trovato lì che chiaramente è una situazione decisamente drammatica è stato un fatto no assolutamente no zero politica Garbi ieri l'ha insultato no zero politica zero tutto in virtù del fatto che la circostanza ma Sgarbi è ancora vivo? Sgarbi vive sì e lotta insieme lotta a lei. Con lei perché dico. Avete delle analogie con Sgarbi che a volte sono impressionanti per veemenza abbiamo le stesse difficoltà no avete beh questo può darsi può darsi sì. per lucidità addio a lei oggi che giorno è? Oggi è il giorno che lei alle 13.30 mi incontra sì voglio dire che giorno è mercoledì oggi è mercoledì 30 mercoledì maggio 30 di maggio quindi 30 giorni a novembre con aprile giugno settembre abbiamo 31 domani bravo domani è the last day proprio così così andò no è venerdì the last day è il primo di giugno perché lei venerdì ancora sarà qua e poi dopo vedremo da farsi un abbraccio grande forte a domani Maurizio Catalani.